Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori del settimanale di approfondimento di Contropiano. Ringrazio Luciano Vasapollo, professore di politica economica alla Sapienza e membro della rete di intellettuali e artisti in difesa dell'umanità, per essere qui con noi a discutere della situazione politica, economica e sociale in Bolivia in vista delle prossime elezioni presidenziali di domenica 18 ottobre. Elezioni più volte rinviate a causa non soltanto della pandemia, ma delle pressioni della destra nazionalista e liberista, la cui campagna elettorale è stata tutta indirizzata ad attaccare il movimento al socialismo, il partito di Evo Morales, per frenarne l'avanzata e la vittoria. Un anno fa, nel novembre del 2011, un golpe guidato dalla destra aveva deposto il presidente Evo Morales, che ricordiamo legittimamente eletto in regolari elezioni, instaurando un governo de facto guidato da Jeanine Áñez. Oggi il candidato del MAS, Luis Arce, è favorito con il 44% dei voti, staccando l'ex presidente Carlos Mesa e il leader della destra, Luis Fernando Camacho. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le azioni violente di gruppi pilotati dalla destra stessa e anche dall'esercito, con l'intento di destabilizzare la situazione a pochi giorni dal voto, con appelli anche all'organizzazione degli stati americani per intervenire. Ecco, io chiederei subito a Luciano qual è la portata politica di queste elezioni a un anno dal golpe, con il possibile ritorno, quasi ormai certo, del MAS al governo. Allora, la portata è una portata strategica, sia sul piano, diciamo così, politico e sul piano anche geoeconomico e di quelle che sono le possibili alternative di sistema rispetto alle pressioni imperialiste. Quando usiamo imperialismo non parliamo solo degli Stati Uniti, ma anche del ruolo che sta svolgendo a livello internazionale l'Unione Europea. Il golpe che ricordavi prima non è stato casuale, e il fatto che, a parte che i morti, anche se ce ne fosse uno solo, è sempre una vita in meno da piangere, ma in ogni caso i golpe non sono più violenti o meno violenti sul conteggio dei morti, perché ci sono i cosiddetti golpe bianchi o golpe come questo che abbiamo vissuto in Bolivia, che sono di una pesantezza incredibile rispetto a quelle che sono le prospettive del cambiamento, le prospettive progressiste, democratiche e anche della transizione al socialismo. La Bolivia di Evo Morales, innanzitutto io saluto Evo, è un carissimo amico, ho lavorato tantissimo con lui e ho avuto anche il piacere e l'onore di dargli il dottor honoris causa all'Università Sapienza. Ho frequentato molto la Bolivia, ricordavi la rete intellettuali e artisti in difesa dell'umanità, sono stato uno dei fondatori nel 2004 e nel 2004 ancora non si poteva immaginare l'espansione dell'ALBA che si è avuta, parte la rete in difesa dell'umanità con l'ALBA come alleanza fra Cuba e Venezuela, grazie alla vittoria di Evo Morales nel 2005, poi appunto si insedia a gennaio 2006, l'ALBA è diventata una alleanza vera anticapitalista e poi ha potuto vedere anche ovviamente il Nicaragua, l'Ecuador, eccetera. Per cui l'apporto di Evo non è stato soltanto un apporto, chiamiamo, di un paese in più, ma di una particolarità nell'antiimperialismo. Una particolarità che ha coniugato il socialismo rappresentato di più dal suo altro grande amico vicepresidente Álvaro García Linera, un marxista che è stato in carcere per lunghi anni perché era appunto nella guerriglia con il gruppo Tupac Katari, e poi l'indigenismo, ma l'indigenismo quello intelligente, l'indigenismo di classe, l'indigenismo del non è quello che viene etichettato come il paciamamismo, madre terra, eccetera, o come, diciamo così, la versione edulcorata di una sorta di green economy, ma la profonda cultura indigena, la profonda cultura del vivir bene, che oggi è rappresentata da Davide Cochaguanca, che è stato per lungo tempo il ministro degli esteri e oggi si presenta come vicepresidente. Parleremo dopo dei perché anche di questo colpo di Stato, ma secondo me si è voluta colpire l'originalità di questo movimento, la capacità di mettere insieme l'indigenismo progressista e socialista, quindi
la rivoluzione del vivir bien di Evo Morales con le transizioni al socialismo in un paese ricco, ma che era il più povero in Bolivia. Ricco perché? Ricco perché ha il petrolio, ha il metano, ha il gas, ha l'oro, l'argento, il litio, estremamente importante, eccetera, ma che ovviamente andava tutto alle multinazionali. E la presenza, l'arrivo nel 2005 di Evo Morales ha cambiato semplicemente una forma redistributiva, ha fatto sì che quello che era l'85% delle entrate che andavano tutte, diciamo così, alle transnazionali, alle multinazionali, è stato adoperato esclusivamente per redistribuire al popolo, e quindi alle multinazionali è rimasto meno del 15%, il 12%, nessuna multinazionale è andata via, sono rimasti lì, quindi erano tutti super profitti e super rendite quelle che avevano, e il governo del MAS, anche con i suoi errori, anche con le sue contraddizioni, non siamo qui, il paradiso in terra non esiste, però ha portato la Bolivia fino ad un anno fa ad essere il primo paese in America Latina in termini di crescita, di qualità della vita, di PIL, di quantitativo, eccetera. Quindi voglio dire, questa elezione gioca una partita importante, per risponderti a quello che dicevi, perché una vittoria che auspichiamo ovviamente del MAS significherebbe ridefinire insieme a Cuba, al Venezuela e a Nicaragua quelle che sono delle possibilità anche di rafforzamento di governi progressisti come quello dell'Argentina e anche del Messico, insomma dare più ossigeno alla spinta antiimperialista in America Latina. Esattamente, quindi un programma di politiche che, come giustamente ricordavi, non ha soltanto una dimensione nazionale, anche se con gli ottimi risultati di migliorare le condizioni di vita materiali, soprattutto delle popolazioni indigene, ma anche delle masse operaie, contadine della Bolivia, ma che si inserisce in un programma più ampio di relazioni internazionali all'interno dell'ALBA con altri paesi, ovviamente con l'ottica, come giustamente ricordavi, di difendere questi paesi e le loro popolazioni dalle ingerenze politiche, economiche e delle multinazionali. Ricordiamo che a luglio Elon Musk, il CEO di Tesla, aveva detto che loro hanno la possibilità di colpire ovunque e chiunque. Questo ovviamente a noi ha subito ricordato che dietro al golpe che c'è stato in Bolivia c'erano interessi molto potenti. Interessi che oggi sono nuovamente in campo con le ingerenze politiche, soprattutto degli Stati Uniti, che già parlano di una possibile frode elettorale. Tutti i mezzi sono utili all'imperialismo pur di frenare il ritorno del MAS e per riavere la possibilità di mettere le mani non solo sulla Bolivia ma sull'intero continente latinoamericano. E già abbiamo visto, come abbiamo scritto qualche giorno fa su Contropiano, che si stanno programmando azioni violente per destabilizzare il paese e soprattutto il rischio di un nuovo golpe militare. Di fronte a questa situazione, ecco quindi, qual è la risposta che il popolo sta dando a questi rischi di una situazione che rischia di essere decisamente tesa prima, dopo e durante le elezioni, ovviamente inquadrandolo nelle dinamiche regionali e contro le forze imperialiste che oggi vogliono nuovamente rovesciare un processo democratico. Beh, la partita è estremamente importante e fortunatamente il popolo boliviano se n'è accorto e ha capito che cosa è avvenuto in quest'anno, perché anche qui, siccome la storia si muove sugli interessi materiali, il confronto è stato immediato fra appunto la crescita, lo sviluppo compatibile a compatibilità sociale e ambientale che è riuscito a fare Evo Morales e il MAS, portando la Bolivia a essere riconosciuta a livello internazionale come un paese a crescita equilibrata e crescita quantitativa più alta dell'America Latina. Se volete invece qualche dato, diciamo così, di quest'ultimo anno, bene, il ciclo, diciamo, che era espansivo di grossa crescita quantitativa e qualitativa con il MAS, che aveva portato la Bolivia da 9.000 milioni, quindi da 9 miliardi a 40 miliardi di dollari il prodotto interno lordo, con la povertà che si era ridotta dal 38% al 15%, con il governo di questa fantoccia, questa
signorina nel senso volgare del termine, mi perdonino le donne, nel senso che la sua rappresentazione è una sua rappresentazione volgare e non politica, una rappresentazione di un mondo che è il mondo delle, il mondo non della realtà, il mondo dei problemi, ma il mondo quasi quello che vediamo in televisione al Grande Fratello, no? Come se così vediamo, cioè che vedono le televisioni al Grande Fratello. Bene, questa presidente Fantoccio, al di là della questione della pandemia, ha portato ad una riduzione incredibile di tutti gli indicatori. Oggi la Bolivia di nuovo è il paese più povero e a minor crescita di tutta l'America Latina. Parlavi, ci tengo a dire, un conto è dire le possibilità di colpe o le minacce, ma parliamo di quello che sta avvenendo, perché un conto è ipotizzare, un conto è quello che avviene concretamente. Concretamente tutti i giorni sui cellulari delle persone, quindi del popolo, arrivano messaggi dicendo: se vince il MAS non ci saranno assolutamente possibilità per lo sviluppo della democrazia. Se vince il MAS arriva la dittatura filocastrista, filocubana e filovenezuelana. Vengono addirittura minacciati dirigenti politici e sindacali che un avvento del MAS e la cubanizzazione del paese. Il Tribunale elettorale ha già fatto un colpo in questi giorni. Qual è il colpo? Per esempio, ha deciso che quando ci saranno le elezioni, invece di dare i risultati parziali, no? Diciamo così, per seggio per seggio, come avanza, eccetera, verrà dato invece che seggio per seggio, verranno dati con il cosiddetto recinto elettorale, cioè si daranno i voti per raggruppamenti decisi dal TSE di 20 seggi per volta. Questo lo sapete che cosa significa? Quello che è successo al golpe di ottobre-novembre. Cominceranno a dare i dati delle città dove il MAS è meno forte, dove quindi è più forte o la destra o diciamo così il partito cosiddetto di centrosinistra, che poi è un social liberista, quello di Mesa, eccetera, mentre i voti che sono della campagna, i voti rurali, i voti delle aree contadine e delle aree operaie verranno dati per ultimi, in modo tale che a un certo punto si potrà far vedere che anche se il risultato finale, per esempio, di tutto ciò che non è massa potrà essere, diciamo così, intorno, non lo so, al 30-40%, le prime proiezioni daranno invece al 70-80%. Questo vi rendete conto che destabilizzazione porta? Il TSE lo sta facendo, quindi il Tribunale proprio Superiore Elettorale l'ha, diciamo così, legiferato da questo punto di vista. Gli osservatori, questo è estremamente importante, attualmente sono arrivati come osservatori delle elezioni, che è arrivata l'Organizzazione degli Stati Americani, cioè quella che ha patrocinato il golpe in Bolivia, che ha patrocinato tutti gli assalti, ha patrocinato le sanzioni e il blocco economico contro Cuba, ha patrocinato tutti gli assalti oggi contro le democrazie popolari in America Latina. Altro osservatore per il momento, l'Unione Europea, che l'Unione Europea sappiamo benissimo che porta avanti gli interessi delle transnazionali e gli interessi ovviamente della borghesia transnazionale e cambia in funzione di chi andrà più o meno lì. Non c'è ancora tra gli osservatori già arrivati nel paese nessun rappresentante, come per esempio potrebbero essere rappresentanti di movimenti sociali, di movimenti politici, di strutture sindacali, eccetera. Quindi possiamo anche dire che da questo punto di vista c'è un programma vero e proprio, che è un programma di destabilizzazione. Poi, in continuazione, le minacce, per esempio, con la scusa dell'anniversario dell'assassinio in Bolivia di Che Guevara, la destra si è divertita ad esaltare l'esercito e ad esaltare la forza militare dell'esercito boliviano, pronto a intervenire contro i guevaristi e contro
il Maste, che sarebbe il perseguitore, quello che continuerà la politica di Che Guevara, che la politica di Che Guevara è la politica dittatoriale, la politica, diciamo così, contro le libertà democratiche, dicendo ci saremo sempre in ogni luogo. Cioè, quindi la minaccia non è minaccia di colpe, è già dire o vince la coalizione oppure, voglio dire, non ci sarà nessun futuro. Pensate che però davanti a questo noi possiamo dire che le risposte, ecco un'altra questione, fatemela dire, importante, mentre Arce, altro caro amico, ministro dell'economia, abbiamo collaborato molto con lui, mentre Arce e il Master sta dando un programma economico, cioè dice noi vogliamo assolutamente riportare il tasso di disoccupazione al 4%, al 3%, che era quello fino all'anno scorso, e oggi è arrivato al 12%, vogliamo portare il deficit fiscale di nuovo al 5%, e oggi in solo un anno è al 9%, vogliamo che il debito estero si ritorni al 20%, e oggi invece è al 35%, la politica, l'unico programma che è riuscito a portare avanti l'estrema destra e anche il cosiddetto centrosinistra è non deve vincere il MAS, cioè non c'è un contenuto di programma. Non c'è un programma, qual è il programma di sviluppo, che cosa fare delle risorse, quanto le risorse debbano rimanere in ambito della sovranità nazionale, quanto invece alle multinazionali. Beh, io penso che il comizio finale elettorale che c'è stato l'altro giorno ha identificato, io me li sono sentiti tutti e due, ha identificato da una parte le offese, castristi, questo, dittatori, sovietici, questo, e senza dire nulla, dall'altra parte dice riprendiamo il cammino di quello che è il socialismo comunitario, il socialismo, diciamo così, delle comunità, il socialismo del buon vivere, per riaccompagnare questo paese verso quella che è una sponda di cambiamento antiimperialista, eccetera. Io vi voglio dire soltanto una cosa, io ho veramente paura. Tu prima dicevi il MAS sicuramente vincerà, sulla carta vince, però attenzione che la legge elettorale della Bolivia è una legge un pochettino particolare. Si vince al primo turno se si prende il 50% più uno dei voti. Se invece non si raggiunge questo, bisogna prendere perlomeno il 40% e differenziare sul secondo il 10%. Pertanto, le proiezioni attualmente darebbero un 44% al MAS e un 33% a Mesa. Va bene? In questa maniera il MAS avrebbe vinto, ma guardate che si può verificare quello che si è verificato a ottobre, con alcuni brogli elettorali soltanto dell'1-2%, se non si, io sono convinto che potenzialmente si supera il 50%, ma se non fosse questo si potrebbe andare al ballottaggio, e al ballottaggio la partita diventa pesante, perché la destra confluirebbe con il centro-sinistra in un unico candidato, e lì bisogna vedere il ruolo che svolgono le transnazionali e l'impero per non lasciare quel bene di Dio che sono le risorse naturali della Bolivia, e la Bolivia è il cuore anche geofisico dell'America Latina. Significa ovviamente proporre quale America. Grazie Luciano, il tempo è tiranno, purtroppo dobbiamo interrompere qua, ma noi ci uniamo all'appello lanciato da Evo Morales dicendo che con l'unità e la partecipazione il 18 ottobre volveremos y seremos millones, per restituire la libertà e la dignità al popolo boliviano.